E allora, dov'è il nesso al tesoro del One Piece? Sputa le coordinate, carogna, o hai forse la diarrea? E come faccio a risponderti con questo in bocca? Ma che cacchio? È il mio cellulare? Ma che è che mi hanno dal cazzo adesso? Grazie, è pronto? È per me? Ma dove fini? Ma che cazzo di stregoneria è mai questa? Hi garbage, I'm the Hat! E quando dico garbage, intendo proprio rifiuti, perché anche perché in inglese garbage è che vordi. Ok ragazzi. Allora, iniziamo subito con questo gameplay che inizialmente prima di postumo, ma poi si sa che un inizio è sempre un post, anche perché altrimenti saremmo sotto in una cassa al fresco con una croce nelle dita sopra e con dei fiori in bocca. Vi attacco un po' di musica intanto, perché così l'attesa. Hotel, motel, holiday inn. Il nostro eccoci qui e iniziamo subito. Cosa vi propongo oggi? Cosa potevo proporvi? O Crysis o Tomb Raider, tanto per stare un attimo al passo. Eccolo, partiamo subito che siamo legati con i salami che abbiamo mangiato ieri. No, ma raccontami ancora come Lara stia bene, l'ha insaccata. E ovviamente hanno appena ucciso il maiale, siamo in gennaio e quindi stanno facendo i salami. Lara è appesa al salame, noi dobbiamo muoverci, vedete come mi muovo con la levetta, in modo che io bruci la cotica lì in alto e quindi riesca a cadere. Ci sono dei lumini da cimitero. Lara ca! Ah, chiodo arrugginito, no, dovevo ancora rinnovare l'antitetanica e fare il richiamo. Maledetto quella volta che non si era andata all'ospedale. Sì, insomma, come vi dicevo, Lara non ha tutti i vaccini obbligatori perché ovviamente non è italiana e quindi l'USL dalle sue parti, solo tasse e niente da parte della sanità, non c'è nessun riscontro. A parte le boiate, cerchiamo di destreggiarci qui dentro. Un po' di bianco e nero perché Lara ovviamente sta perdendo le forze. Eccolo, là c'è uno che sta facendo un rituale, non so, è un sosia di Jim Morrison che vuole, non lo so, vuole appendersi ai lumini. Che poi chi ha acceso tutti quei lumini non si sa, perché come è fatto a accendere tutti i lumini senza che se ne spenga qualcuno con l'umidità. Accendiamo la nostra torcia. Buonissime bottiglie dannata. Cosa c'è? Cosa c'è? Quando vedete in bianco e nero, ragazzi, perché è l'istinto e che ti dice dove andare. Quindi ormai i giochi ce la fanno tutti andare avanti. Jabul commentary fight. Che è questo? Via. Così. No, me l'ha messo dentro, me l'ha piantato su, ragazzi. Vacca di. Abbiamo perso. Morti. Ecco, in questo gioco, quando un uomo te lo mette su. No, non voglio farmi stuprare, brutto stupratore. No. Vai a figa da qualche parte. Vada via, vacca di claustrofobia. Dai, saltiamo qua. Saltiamo qui. No, ragazzi, ma qui. Sembra sempre come nei film. Sì, beh, è bagnata com'è Lara, scivoloso com'è questo squallore. Cos'è Ali Vento? Ma dai, ragazzi, dai, neanche Amazing Spider-Man. Come fa a arrampicarsi dritto in un muro a 90 gradi? Ma è incredibile questa scena. Questa scena è incredibile, cioè non è credibile.
è talmente incredibile che non è credibile. Dai, fuori, perché qui altro riferimento da Uncharted, ragazzi. Guardate che bene Lara. Guardate Lara come è brava a arrampicarsi sui pali. Beh, veramente brava, cazzo. Cade il rametto, tanto per farti. Sederci ci si sopra, no, vero? Ma Lara, ha mai fatto un corso di guida sicura? No, perché mi sembra che faccia tutte le cose sconvenienti. Sta male, appena un ferro arrugginito, guarda. Ma dai, ma che schifo. Anche se è tutto arrugginito. Ecco, questa è l'unica mossa che Lara potrà fare. Ormai Tomb Raider ha solo il nome, ha solo. Non è più Tomb. Questa è l'unica mossa, premendo B. È l'unica mossa che può fare Lara. Dai, accendiamoci una bella tromba, che nel momento del bisogno. Vedete il fumo della sua bocca? È il fumo di una bellissima tromba fumata fuori da una discoteca isoliana. Scherzo, ragazzi, Lara non fuma trombe e tantomeno spinelli. Qui c'è qualcosa attaccato via. E qui Lara è interessata. C'è qualcosa, adesso andiamo a rubare il portafoglio, quello là sopra. Vediamo se è un pad de piotte nel portafoglio. L'istinto ci dice di andare lì. Ovviamente Lara le prese con i pali. Quando vede un palo più grosso si attacca. Vediamo. Vabbè, tutti eventi scriptati, ragazzi. Adesso faccio finta di... Madonna, botte, teghe. Ma cosa prende sta Lara? Dicevano che è più reale sto par de bali. È reale. Va, prende di quelle smoltonate. Ah, gli è passato tutto il male al fianco. Tiriamo l'arco, ma senza tanti problemi. Mira. Eccolo. Sessione di mira. Bella. Ma raccontami ancora che ho occhio come una volta. No, ma raccontamelo ancora. Guardate il boschetto, che bello. Allora, andiamo a vedere le prede. Mamma mia, che schifo che sta preda, ragazzi. Che schifo che mi fa. Vabbè, andiamo dentro questo capanno degli attrezzi di Johnny il giardiniere. Cos'è? No, se... giardiniere dei Simpson, non mi ricordo mai il nome. Willy. Allora, lì serve un bel paletto. Bel paletto. Eccolo lì, tolto da questa carcassa. Cos'è? Un cuore, un polmone, cervella, frattaglie da mangiare. Cazzo, Lara è epica anche ad estrarre un pugnale da un cuore e un cervello. Sempre epica Lara. Guardate il gioco di ombre, guardate il gioco di luci, guardate il gioco di pali dentro a buchi. Ma guardate. Su per di qua, vai, vale. Bella Lara. Eccolo qui. Qui la ghigliottina ci ha preso le... Ci ha preso la gamba, mamma mia, il lupo. Oh, ragazzi, il lupo una volta andava forte. Adesso il lupo non va più. Una volta che aveva un negozio di animali, aveva un lupo. Eccolo. Mamma mia, il lupo. Quanto non va più il lupo. Una volta facevi soldi con i lupi. Adesso. Allora, qui, primo enigma, siamo nella tomba. Dobbiamo... Niente, dobbiamo buttare giù questo aereo, bruciare le varie stracce, perché... Ovviamente si ipotizza che bruciando lì cade l'aereo e quindi boh! Perché non possiamo saperlo prima che l'aereo cada. Comunque, frecce dappertutto. No, ma il gioco è molto onesto di frecce, ragazzi. Ormai Lara... Oh, sembra Uncharted, guarda, tutti i eventi scriptati, tu salti lì, guarda. Madonna, e poi dicevano che Uncharted sembrava Tomb Raider quando è uscito. No, non so. Cos'è? Raccontami ancora di chi copia chi e di chi copia se stesso. Ma qui... Beh... Non succede un abstergo. Ma come? Beh, godiamoci le musichette. Bah, giù. No, secondo me bisogna sparare, esatto. Dai ragazzi, Nemo lì sta bruciando. Ovviamente. Adesso lo spingiamo con una... No, niente, non è...
Ah no, lo spingiamo con le mani, spingiamo lì. Adesso il fuoco brucia. Fuoco in acqua brucia. Ma... no, no, ma raccontami ancora quanto Lara Croft sconvolga le leggi della fisica. E un fuoco perché ogni volta che tocchiamo le acque resta... sì, non è che il paleo si bagna e dopo tu riesci. No, no, in questo gioco, guarda, Lara ormai ha i pantaloni lunghi perché è il culo più brutto di quando è più vecchia. Cioè, no, ve lo dico. Ma quanto vacca puttanga è Lara? Cosa gli fareste, ragazzi? Cosa gli fareste? Io lo so che gli fareste tutto via che del bene. Dai, ragazzi, invece di chiamare a una certa ora, lei ha qui programmarci su Rete 9 con Lea di Leo. E invece di fare... Dai, lo so che mi seguono tanti ragazzini che hanno le prime... dai, dai, le prime bognette nei pantaloncini che sbuca. Allora, prima il fuoco ha bruciato in acqua. Adesso il fuoco che lo sta toccando non brucia? No, no, ma... raccontami ancora quanto mi fa girare il plettro! Beh, allora? Beh, quindi? Non è che quasi quasi dovevo sparare la lanterna là sopra? Acqua putrida e schifosa che ogni volta che mi immergo a livello passerina mi passa la voglia di avere un organo genitale come quello femminile. C'è un taglio aperto! Eccolo! Bruciamo qui! Bruciamo! Funziona! Funziona! Sì, Lara, che lo sai! Perché bruciando tutto l'aereo si mette in un modo che vuoi tu e quindi tu lo sai come si metterà e quindi... risolveremo questo enigma enigmoso, direi anche. Ma dai, ragazzi, all'albero azzurro davano degli enigmi un po' più incasinati. Ogni volta che tu vai avanti, molla la... dai, super di qua. Molla la lanterna, saltiamo. Fa molto Uncharted, da quanto non scriptato è. No, lol, ragazzi, facepalm. Cioè, Lara sapeva che l'ala si sarebbe messa esattamente così per arrivare lì. Tutto sto casino per un sarcofago di una tomba di qualcuno di morto. Ma chissà che cazzo c'è lì. Panda. Neanche ci fosse l'assorbente definitivo. Cioè, non lo so cosa hai trovato lì dentro. Madonna, neanche trovassi la pillola per non avere più le tue cose. Ma dai, andiamo via. Ah, perché ovviamente, comodamente, comodamente ti hanno messo la corda per tornare indietro subito. Perché ovviamente... finito un enigma, tu sei un grande ragazzetto che gioca sempre a Call of Duty e quindi non ne hai più cazzo di tornare. Dai, 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 ragazzi, basta. Tutta sta burocrazia, portami via. Il lupo, come vi dicevo, il lupo non va più, perché una volta il lupo andava, adesso il lupo non va più. È dura per chi vende. Il lupo, se avete un negozio, scontrini con i lupi, non ne farete. Ok, a parte le cacchiate, abbiamo ucciso due lupi. Prendiamo Eivrich, prendiamo Guida Mort, prendiamo... vi faccio vedere le armi, tipo questo deve essere rinforzato, tipo l'arco, tipo... ah, le abilità come Far Cry invece del tatuaggio, comunque hai sempre le abilità per aumentare, hai sopravvivenza, quello della vita, poi qui hai l'arco, hai vestiti, hai l'arco, guarda. Lo modifichi, questo è un arco trovato per strada, però... però è sempre più... hai l'arco, hai costumi predefiniti... hai l'arco, indossando questo costume Lara, look avventuriera anni 90, aviatrice... vabbè, insomma, le varie abilità... c'è il menu che è un po' qua fatto in After Effects, ma no, sembra... mi lascia un po' basito e perplesso allo stesso modo. Comunque leve in stile Resident Evil, in due premiamo la leva e andiamo dentro. Lui ovviamente farà il gentleman, farà finta di tenercela con la mano, ma sappiamo che quello lì non ha neanche la forza di sgrullarselo tre volte e difatti ha sempre la gocciolina nelle mutande e si vedrà nel pantalone. Ho cercato anche un po' di tagliuzzare, fare le varie scene, perché ovviamente se no vedevate è solo l'inizio oppure... il filmatino iniziale, che poi comunque qui non usa i filmatini in computer grafica, ma è tutto in computer, no, in grafica di gioco. Chiusa parentesi metrosessuale. Ragazzi, iscrivetevi al canale, aggiungetemi su Twitter per sapere tutte le lollate giornaliere che posto, pidda posto, podda posto. Quindi aggiungetemi su Twitter, iscrivetevi al canale, ragazzi, presto grandissime novità. Perché in teoria potremmo anche, niente, grandi novità. Vi saluto, Oklahoma, e al prossimo!
Iscriviti al mio canale, ti mostrerò la luce dal mio buchetto anal. Ti prego, prego, iscriviti al mio canale, vedrai, ti mostro tante cose da raccontare.